Serie B, ricordiamo che comunque la sezione femminile della Pro Sesto nasce nel 2019, è partita dal campionato di eccellenza e poi salita in Serie C nel 2020-2021, ha vinto il girone A ed è stata promossa in Serie B e sta affrontando quindi per la prima volta il campionato di Serie B. Per il momento non semplice ovviamente il cammino da parte della squadra di Ruggeri, perché arriva da una sconfitta per 3-0 contro il Brescia, più in generale solo 5 punti raccolti. Ovviamente ci sarà spazio e tempo per sistemare qualcosina, è già assolutamente bello che una realtà di questo tipo nata da pochissimo sia già in Serie B, e oggi anche un premio per queste ragazze, perché è sempre stimolante affrontare una grande come l'Inter. Direi di dare uno sguardo anche a quella che è la panchina nerazzurra, con Carlotta Cartelli, Anna Sonsevold, Irene Santi, Gloria Marinelli, Tatiana Bonetti, Macarena Portales, che torna tra le convocate dopo un problemino dovuto a una contusione subita in allenamento, poi Elisa Borghetti, Alice Legazzoli e Henrietta Cisar. D'altra parte Pizzardi, Barletta, Milodia, Nascani, Mauri, Pignata, Pedrazzani, Coda, Ciocca. Arbitra il signor Pietro Campazzo della sezione di Genova, coadiuvato da Niccolò Pasquini e Leonardo Rossini, sempre della sezione di Genova. E vediamo le squadre che entrano in campo. Inter in maglia bianca, e abbiamo visto e la vediamo nella squadra schierata. La novità, una partita, lo ribadiamo, storica per Inter Women. Esordisce il partner di maglia, Mastercard, e ha speranze che possa essere un ottimo esordio con capitan, in questo caso Pandini, che scambia il gagliardetto con Selmi. Inter che abbiamo messo giù con un 4-4-2, ovviamente Pandini è elemento molto tecnico che può dare una mano là davanti a Elisa Polli e a Jaren Gioia. Gli addetti ai lavori si aspettavano un Inter con tanti cambi di formazione, vediamo comunque una squadra di tutto rispetto, perché il tridente è di quelli pesanti. Se spostiamo Pandini davanti insieme a Polli e a Jaren Gioia, a Jara ha avuto un impatto devastante col calcio italiano, ha segnato solo gol pesanti, gol contro la Juventus, contro la Roma, gol importantissimo contro la Roma che è valso 3 punti all'85esimo, e poi anche il sigillo bellissimo nell'ultimo match contro l'Hellas Verona. Tutto pronto, ultimi dettagli. Inter che attaccherà da destra verso sinistra, fischietto in bocca, parte Pro Sesto Inter, subito la Pro Sesto in possesso di palla a cercare il lancio lungo, allontana Catalin Sosa, recupera ancora la Pro Sesto, battere batti di testa, palla per Mariani, si gira, affrontata da Beatrice Merlo, recupera Possenti, la palla dentro, c'è Vergani, attenzione a questo break della Pro Sesto, in fuorigioco, esce puntuale però Astrid Gilardi che tra l'altro è fresca di rinnovo con l'Inter, ai microfoni di Inter TV ha raccontato quella che è la propria felicità, la propria soddisfazione, il proprio orgoglio di continuare a vestire e a difendere questi colori. Lei che è giovanissima, classe 2003, ci ha fatto vedere cose molto molto importanti, ci aspettiamo e siamo certi possa avere un futuro più che rosio. Andiamo in cronaca con Sosa, che chiama in causa proprio Astrid Gilardi, si allarga Elin Landstrom, alza la testa Elin, si fa vedere Pandini, premiata Marta Pandini sulla corsia di sinistra, prova ad accentrarsi, c'è il break però da parte di Marasco che tiene anche il pallone in campo, arriva però comodo tra le braccia di Gilardi, si ricomincia con Sosa, si fa vedere, si abbassa Simonetti, Sosa però tiene palla e va in via lungo a cercare il colpo di testa di Merlo, Cargioni, il tocco di tacco di Poli, la palla dentro era per Pandini, recupera comunque Gutia Cargioni, Landstrom
la palla larga su Pandini, prova a farla scorrere, il tocco ancora indietro su Landstrom, la palla girata su Cargioni, arriva l'attacco di Mariani, Cargioni resiste, decide dietro a Vergani, scambio con Catrensosa, si allarga Brustia, la palla lunga a cercare Beatrice Merlo, si scambiano molto le due, in questo caso Merlo più avanti ad agire, Brustia è venuta bassa a prendere palla, ora si scambiano nuovamente elementi molto duttili per coach Rita Guarino. Abbiamo visto diverse volte cambiare formazione durante l'anno. L'Inter arriva da un periodo sicuramente felice, con 8 gol segnate nelle ultime due partite tra Verona e Fiorentina. E ci aspettiamo ovviamente che si possa proseguire su questo andazzo. Prova di stendersi il contropiede della Pro Sesto, palla su Marasco, si allarga Dell'Acqua, la palla dentro, intelligente ancora di Dell'Acqua, scarica dietro su Abati, c'è il break però di Guzia Cargioni che alza la testa, fa ripartire l'Inter con Marta Pandini, il tocco per Ajara Ngioia che ha un po' di spazio, attenzione ad Ajara, se lo prende, cambio di gioco di Ajara per Elisa Poli, la mette giù Elisa, tentato una cosa difficilissima, buono lo stop, meno la conclusione. Però si cercano Ajara e Elisa Polli. Elisa Polli che è arrivata all'Inter quest'anno dopo aver recuperato da un brutto infortunio. È stata subito determinante proprio su un gol di Ajara. Gol che è valso 3 punti contro la Roma. Arriva da un'intuizione di Elisa Polli che ha spianato il corridoio per Ajara poi. 1-0, ancora un lancio lungo sempre per cercare Ajara, vince il contrasto Ajara, attenzione, può involarsi verso la porta, Ajara la mette in mezzo per Elisa Polli, non arriva il tocco ma recupera Martina Brustia, il cross in mezzo ed è un cross maligno perché finisce in porta e l'Inter è subito in vantaggio con Martina Brustia al 4° minuto di questo primo tempo. Gol contro la Fiorentina pesante. Rivediamo il tocco dentro era per Elisa Polli. Arriva al recupero di Martina Brustia. Che la mette in mezzo forte, non la tocca nessuno. Palla che si spegne sul palo ed entra dentro. E allora Inter subito in vantaggio. Martina Brustia. Momento di forma pazzesco per Martina, lei che ha saputo aspettare il proprio momento. Elemento su cui coach Rita Guarino sicuramente punta tanto. Ha dimostrato di poter giocare con positività sia sulla corsia sinistra che in quella destra. Ancora Inter però, sempre con Martina Brustia, si allunga il pallone. Recupera la Pro Sesto, dicevamo ha giocato sia come terzino sia come stiamo di centrocampo, servono questi elementi per dare elasticità ai moduli. Qui Beatrice Merlo prova il numero su Grumelli, difende poi Grumelli ma lotta Beatrice, si prende il fondo, la palla dietro per Elisa Polli, recupera Cargioni, numero di Cargioni, ha tentato il tocco dentro, si spegne la palla su Cristina Selmi. Si è già giocata una giornata per il girone D, quello dell'Inter. Pro Sesto San Marino con la vittoria del San Marino per 1-0. Quindi ovviamente la Pro Sesto cercherà di far punti con l'Inter, ma l'Inter è già in vantaggio. Grumelli, si fa vedere Carabetta, palla su Abati. Ancora la Pro Sesto che giostra la sua corsia di sinistra, l'Inter prova a fare un po' di pressing, lascia però giocare palla dietro alle avversarie. Selmi, la palla sul Pugnoli, attacca Ajara, lo scarico sempre sul portiere, palla lunga recuperata da Simonetti.
il tocco di Tugnoli in out. Buon inizio dell'Inter. Ci ha abituato ad una squadra molto solida Rita Guarino. Ed è chiaramente cambiata la mentalità per l'Inter, perché se compariamo quelle che sono state le ultime due stagioni dell'Inter in Serie A, ha raccolto 19 punti nella prima stagione con Mister Sorbi, 25 nella seconda. Ora, dopo solo 9 giornate, è già quota 18, quindi ci aspettiamo che il bottino possa migliorare. Il processo di crescita è più che evidente. Aver giocato alla pari con la Juventus e parlare di sconfitta amarissima fa capire quanto di buono fatto da Rita Guarino fino adesso. E perché no, allora ci può stare, puntare ad andare avanti il più possibile in questo torneo, ricordiamo, con l'Inter che l'anno scorso non è riuscito ad arrivare in finale per poco. E allora è giusto riprovarci. Pandini prova a cambiare gioco su Merlo, arriva il break di Scuratti, palla dietro su Selmi, attacca Elisa Polli. Selmi vede l'arrivo di Polli, allora si affida all'out. Inter che può alzare il baricentro. Alla battuta Beatrice Merlo, si fa vedere Gutia Cargioni che ha spazio. Merlo però aspetta, vuole una punta e arriva proprio Elisa Polli. Lo scarico dietro ancora su Merlo. Cargioni si alza in innanzo, Cargioni detta il passaggio dentro, però era per Asgiara, c'è l'anticipo di Confalonieri, recupera però ancora Cargioni, Landstrom, Cargioni, si stacca Elisa Polli, Cargioni però va per vie esterne su Merlo, c'è il recupero della possesso con Mariani, ora perfezionato da Abati, Caravetta, palla larga, ancora su Mariani, la palla dentro. Non riesce a distendersi però la Prosesto, qui un numero di Simonetti, Polli, Pandini, chiamata in causa ancora in Landstrom, un po' di spazio Landstrom, prova a inventare per Asgiara, si sottrasce dall'acqua, Asgiara è chiusa, allora si torna saggiamente indietro da Pandini, tenta il tiro Pandini, palla lenta e distante dalla porta di Selmi, allora si ricomincia con la rimessa dal fondo da parte di Cristina Selmi, il rinvio Inter che copre la particolarità di quest'anno dell'Inter, che ha già mandato in rete diverse calciatrici. Mattatrici per ora è Tatiana Bonetti con 4 reti. Bonetti che è in panchina in questo match, segue Marinelli. Marinelli tra l'altro ha un piccolo record trovato proprio nell'ultima partita contro il Verona, non ha segnato ma ha fornito 3 assist. La palla dentro a cercare Asgiara, esce Selmi, diciamo 3 assist per Marinelli, 3 gol e 3 assist in questa stagione, entrata quindi dentro a 6 reti per l'Inter, 18 gol segnati sinora in campionato, quindi un terzo, portano la firma di Marinelli, sempre elemento che è determinante per questa squadra. Si prova a distendere la Prosesto, ma c'è una ottima Catenzosa che ferma l'azione. Cargioni, l'anticipo su Mariani, si fa vedere Elisa Polli che tiene il pallone, vince anche il contrasto con Abati, la palla su Simonetti, non riesce il tocco, era per Merlo, ma lotta ancora Polli, attenzione, ha provato a sfondare per vie centrali, lei che è un attaccante vecchio stampo, difende molto bene il pallone e poi trova il corridoio per le compagne, lavora tantissimo per la squadra Elisa, ed è uno di quegli elementi che può dare varietà. Qui l'anticipo di Simonetti, fa tutto da solo, fa tutto di suola, non riesce a saltare l'ultima avversaria,
Inter che però è molto aggressiva, qui Catenzosa non deve perdere il pallone, aiutata da Cargiuni. Brustia si ricomincia bene dietro da Merlo. Bergani, Landstrom non si fida del lancio lungo, allora si torna indietro su Bergani. Cargiuni basta a prendere il pallone, scambia con Beatrice Merlo, attaccata da Grumelli, si torna indietro da Sousa, che si chiama in causa Gilardi. L'Inter ovviamente vuole giocare palla al piede e ripartire da dietro cercando di manovrare. In questo caso lo vediamo molto bene, si abbassa Cargiuni per far spazio, qui Sousa va al lancio lungo, era per Ajara. Ajara è molto mobile in questi primi 12 minuti, l'abbiamo vista un po' su tutto il fronte d'attacco. Anticipo puntuale qui di Bianca Vergani. Abbiamo disegnato inizialmente con un 4-3-3 il sistema di gioco della Pro Sesto. A tratti abbiamo visto posizionarsi come un 4-4-2. Ovviamente è una partita difficile per queste ragazze, perché affrontano comunque una grande della Serie A, però sono partite da giocare. Ha parlato Anja Sonstevold ai microfoni Inter TV proprio questa settimana. Non conosciamo molto la Pro Sesto, ma bisogna avere grande rispetto, e sinora Inter ha dimostrato di voler fare molto bene anche oggi. Marasco non trova supporto, allora torna indietro da Confalonieri, attacca Lisa Polli, Confalonieri va per via centrale, recupera Cargiuni, detta il passaggio Pandini, servita proprio Marta, si alza come un treno Elin Landstrom, la palla è un po' corta per Elin, lo stoppa però dell'acqua, l'ultimo tocco di Elin, e allora si riprende da una rimessa da parte del portiere. Intanto vediamo la presenza di tifosi nerazzurri, lo vediamo dall'Interclub Brugherio, gli striscioni. Inter Women che è seguita e ora che trova anche certa continuità dei risultati, la visibilità si alza. A 18 punti in campionato potevano essere sicuramente qualcosa in più. Balla un periodo strano di fatica in cui l'Inter ha avuto due sconfitte contro Pomigliano e Sampdoria. Sconfitte condizionate da assenze causa Covid, infortuni, è stata una finestra poco brillante, poi però si è superata la grande con la vittoria contro la Roma, con un match giocato alla pari con la Juventus. La storia ci insegna che con la Juventus l'Inter ha sempre fatto molto fatica nel campionato femminile, ora il livello si è alzato per l'Inter, non può che essere lo spunto per proseguire così. Provato per vie centrali Simonetti, ma c'è il recupero di Carabetta a cercare ancora una volta le corsie laterali, ci prova molto dalla corsia di sinistra la Pro Sesto. E allora Merlo guarda il posizionamento delle compagne, movimento di Brustia, Merlo va al lancio lunghissimo per Ajara che la mette giù, attenzione Ajara si ferma, si prende il fondo, ancora Ajara la mette in mezzo, il tocco era per Simonetti, lo raccoglie ancora Cargiuni e la palla finisce in porta, tocco decisivo da parte presumibilmente di Confalonieri, e l'Inter trova il 2-0 con Gutia Cargiuni, un'altra che aveva segnato di recente proprio contro l'Hellas Verona. Rivediamo il tocco ad allontanare della Pro Sesto e poi sì, il tocco decisivo è di Anna Confalonieri e l'Inter è sul 2-0 con Butia Cargiuni.
occasioni che aveva già segnato due volte in questa stagione, l'ultima proprio contro il Verona, un bel gol sotto l'incrocio e anche il rigore trasformato per il 2-0 contro l'Empoli, momentaneo 2-0, poi parità finita 4-1. La Processo ci prova però con questo tiro da parte di Abate, palla molto alta sopra la porta di Girardi. Si riparte con Vergani, Landstrom attaccata, si torna indietro, Vergani va al lancio lungo a cercare Pandini, la mette giù ma arriva dell'acqua. Il tocco di Ajara che recupera il pallone, detta il passaggio Brustia, Ajara premia la numero 8 interista, si torna indietro da Merlo, si fa vedere Cargiuni. Cargiuni si gira, cambio gioco col sinistro, preciso per Elin Landstrom. Il tocco lungo linea per Flaminia Simonetti, attaccata da dell'acqua, il tacco per Landstrom, il cross in mezzo, allontana Tugnoli, attacca Vergani di fisico, recupera l'Inter con Simonetti, batti e ribatti, sbroglia Pandini, Vergani, Cargiuni, ne ha tre intorno, allora si torna indietro da Sousa col destro, ancora a cercare per via laterale Landstrom, il lancio è preciso. Il contrasto con dell'acqua lo vince la svedese, c'è il recupero di Tugnoli attaccata da Simonetti. Tugnoli è chiusa, prova a dare una mano anche Polli. Simonetti trova un ottimo fallo laterale e allora se ne incarica Elin Landstrom, già un assist in questa stagione per Marinelli nel 1-0 con la Roma. Pandini, Landstrom, Inter che agisce sulla corsia esterna e trova ancora una rimessa laterale. Landstrom a cercare Ajara, anticipata da Tugnoli, palla che viene raccolta da Pandini, Vergani, ancora Landstrom. Il tocco dentro di destro, intelligente, recupero di Possenti. Abati, Possenti, Marasco, l'Inter attacca e pressa altissima, fa fatica la Processo ad uscire, ci prova ancora Jara, palla dietro su Selmi che va a rinvio lungo, lo sbaglia però Selmi, attenzione, la palla raccolta da Abati, attacca Simonetti, ancora il pallone su Selmi. Recupero di Brustia, si prende dentro l'area, attenzione Brustia, il cross in mezzo, allontana dell'acqua. Il Processo fa fatica ad uscire, tiene bene il campo, Vergani non deve perdere attenzione con il pallone. Possenti vince il contrasto, ha provato il tocco su Mariani, palla dietro su Carabetta, ha provato il lancio per Scuratti, qui elegante con un brivido a Trensosa, si ricomincia. Cargiuni, Merlo, Brustia, tentato il numero Brustia, palla che è rimasta lì. Polli difende il pallone, forse con un fallo su Lisa Polli, c'è Ajara che trova bene Simonetti, il corridoio per Marta Pandini, attenzione Marta da sola contro Selmi, Pandini il tiro in porta, alto, poteva fare meglio qui Marta. Inter vicina al terzo gol, rivediamo, poteva forse fare un passo in più Marta, poi di sinistra ha tentato il tocco alla destra di Selmi, palla alta però da registrare questa occasione al 20° per l'Inter. Grumelli non ha spazio, prova a uscire, lo fa bene trovando Scuratti, attaccata da Merlo, palla dietro pericolosa su Selmi, raccolta dall'Inter con sempre Beatrice Merlo, palla alta. L'Inter pressa molto alta e lo fa già a partire dai puntieri là davanti, da Elisa Polli, da Jara. Jara tra l'altro molto mobile oggi, quindi Polli perno centrale, Jara ha libertà di girarla intorno, può essere
un'indicazione importante anche in ottica campionato. Ricordiamo che dopo la sosta per gli impegni nazionali, domenica 5 dicembre alle 14.30, una partita che dirà tantissimo per l'Inter. Seguiamo però questa azione, Brusti ha la palla dentro per Ajara, è un po' lungo, Ajara si impegna, però è partita in offside. Dicevamo, impegno dal coefficiente di difficoltà altissimo, ma anche molto affascinante quello che avrà l'Inter. Fuori gioco è giusto. Avrà l'Inter il 5 dicembre alle 14.30. Milan-Inter. Inter che approccerà questo match in maniera molto diversa rispetto alle scorse stagioni. Servirà una prova come quelle che abbiamo visto negli ultimi tempi. Ci sarà comunque tempo e modo per poterla preparare. Selmi va a rinvio lungo, dove non c'è nessuno, anzi arriva Montreno Mariani, scarica dietro su Marasco, non si intendono le due per la palla su Carabetta, recupera Cargiuni, Simonetti, si allarga Brustia, la palla è proprio per Martina Brustia, chiama in causa Beatrice Merlo sulle sue tracce Scuratti. Merlo si ferma, prova il numero, tocca dietro su Martina, la palla messa in mezzo, un po' corta, ci arriva Elisa Polli, Cargiuni perfeziona per Pandini, ancora Polli, si ferma, si gira Elisa, torna indietro da Katrin Sosa, un po' di spazio Katrin, la palla dentro tentata per Merlo, il tocco sbagliato, la difesa dalla Prosesto, ancora Merlo, Brustia scambia con Merlo, la palla lungo linea era per Simonetti, c'è Carabetta che fa buona guardia, il VAR rinvio lungo, ma ancora Merlo, ancora Inter, Simonetti entra dentro l'area, Simonetti ha tentato il tunnel su Confalonieri, non ha bocca Confalonieri, palla per un calcio d'angolo, gradino sotto, però sì, esatto, l'atteggiamento, l'Inter può sfruttare quindi il primo corner di questa partita. Alla battuta la specialista Gutia Cargiuni, che andrà col destro ad uscire, alza le braccia, chiama schema in corsa corta, allora palla corta proprio su Simonetti, Cargiuni il cross in mezzo di sinistro, allontana la Prosesto, ma raccoglie Landstrom, Vergani, detta il passaggio Pandini, premiata il cross in mezzo col sinistro, palla che attraversa tutto lo specchio della porta, raccoglie Merlo che ci prova da fuori, palla distante, ce li ha questi colpi Beatrice Merlo, già un paio di reti da fuori nella scorsa stagione, qui la palla arriva perfetta col destro, la prende forse un po' troppo d'uscire, palla a lato, quando scocca proprio in questo momento il 25esimo, Inter in vantaggio per 2-0, apre subito Brustia al quarto minuto e poi al 16esimo Gutia Cargiuni, complice anche il tocco decisivo fortuito di Confalonieri per il 2-0. In piedi Rita Guarino, sicuramente soddisfatta di quanto fatto vedere dalle ragazze sino a qui. C'è anche un discreto pubblico qui a Cinisello. Merlo guarda il posizionamento delle compagne, si avvicina a Jara, Merlo cambia idea, va a trovare Elisa Polli, il tocco al volo per Cargiuni era una cosa interessante, batti e ribatti in mezzo al campo, Cargiuni di testa a cercare ancora Ajara, pallone recuperato da Cargiuni, Brustia, Merlo, l'Inter prova a girare, a cambiare fascia, si torna da Vergani, Landstrom attacca il centrocampo della Prosesto, l'Inter aspetta, vuol far uscire le avversarie, Landstrom, la palla dentro su Pandini, il tocco errato su Landstrom, mette in fallo laterale
Marasco, l'Inter giustamente ci prova sempre a giocare palla al piede e a provare anche qualcosa di diverso. Pandini, la palla per Landstrom, non riesce il controllo a Landstrom. Profilo internazionale di Landstrom, ha già esordito anche in Champions League, ha portato qualità al reparto difensivo dell'Inter, spinge tantissimo sulla corsia di sinistra, piede educato, un sinistro molto educato per il Landstrom. Lei che è un profilo particolare, una giurista sempre molto attenta a tutte quelle dinamiche legate al calcio femminile, allo sviluppo del calcio femminile. In patria fa parte dell'associazione calciatrice. Questo fa capire lo spessore di questa ragazza. Merlo prova a far tutto da sola. Merlo, la palla cercata per Carjuni, il recupero di Possenti, va ancora Merlo, ringhia però con un fallo la carica su Possenti. Sesto quindi che può ripartire da questo calcio di punizione. Andrà al lancio lungo Grumelli. Classe 93, una delle veterane di questa squadra, una delle calciatrici più di esperienza per la Pro Sesto. Lancio lungo anche per Landstrom a cercare la corsa di Elisa Poli. Attenzione, il tocco un po' corto su Selmi, gioca bene però in questo caso la Pro Sesto. Recupero di Simonetti, tocca a cercare Cargioni, di tacco ha tentato Cargioni, palla che rimane lì. Simonetti, Landstrom si torna indietro da Pandini, ancora Landstrom, si fa vedere Ajar, il tocco è proprio per Ajar in gioia, il numero di Ajar in gioia su Tugnoli, Ajare ancora di destro, grande azione di Ajare, poi il colpo di testa di Brustia. Classica azione di Ajare in gioia, rivediamo il numero su Tugnoli e poi finta il tiro, rientra sul destro, calcia, trova ben la risposta di Selmi, non riesce però il tap-in vincente da parte di Brustia, allora si rimane su 2-0. Abati, il tocco su Caravetta. L'anticipo di Sousa, palla che rimane a centrocampo per la Pro Sesto, il lancio lungo dove non c'è nessuno. C'è però Astrid Gilardi che fa ripartire Vergani. Allora si torna ancora da Landstrom. Si guarda il posizionamento delle compagne, si cambia lato. Molto mobili anche a centrocampo Simonetti e Cargioni, a turno vengono bassi a prendere il pallone, a fare spazio. Interessante anche la posizione di Pandini. Qui c'è tanto spazio per Martina Bruzzi che è venuta per vie centrali. La palla su Beatrice Merlo. Prova a scambiare ancora con Bruzzi, c'è l'anticipo di Confalonieri. Ma c'è anche Gutia Cargioni che con Sousa di tacco elegante stoppa l'azione della Pro Sesto. Pandini, la palla su Brustia, si ferma Martina, torna indietro da Merlo, scambiano ancora i due, Brustia, il cross in mezzo di Martina Brustia, il tocco in angolo da parte dell'acqua, l'arbitro fischia però perché ha visto un offside da parte di Flaminia Simonetti. Rivediamo, anzi un fallo, una carica su Sofia dell'acqua che insieme a Martina Scuratti è un ex, o meglio, di proprietà Inter, in prestito alla Pro Sesto. Tugnoli, proprio dell'acqua, attaccata da Pandini, dell'acqua torna su Tugnoli, c'è l'attacco di Ajara. Il lancio lungo linea, c'è il tocco di Pandini in out. Ricordiamo quelle che sono le regole per questa Coppa Italia. La prima giornata ha visto Pro Sesto San Marino, la vittoria del
il San Marino per 1-0. Ora l'Inter in vantaggio per 2-0 sul campo della Prosesto, e poi ci sarà il 19 dicembre San Marino-Inter. Dicevamo, passano le prime di ogni girone, partecipano ai quarti le 8 società che hanno ottenuto la qualificazione alla fase a gironi. Quarti che si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo quelli che saranno poi gli accoppiamenti. Stessa cosa per andata e ritorno anche per le semifinali. La finale in gara unica in campo neutro. Però è ancora lunga, ovviamente. Ci sono e c'è questa partita da giocare. Rinvio non brillantissimo di Gilardi, perfezionato da Merlo. Arriva anche Cargiuni, attaccata da Caravetta. Vediamo scaldarsi in lontananza Agnes Sonstevold e Retta Cisar. Chissà che possono far parte di questa partita. Il contropiede dell'Inter con Jara in gioia. C'è un po' di spazio. Jara alza la testa, porta il pallone, la palla dentro per Lisa Polli, tocco un po' lungo, ci prova ancora Elisa, caparbia Lisa Polli, recupera il pallone, la palla dentro a cercare Pandini, ma c'è Simonetti, fa tutto da solo Flaminia Simonetti, non riesce a saltare l'ultima avversaria, e allora riparte la Prosesto con Mariani, il tocco largo su Scuratti, la palla dentro per Possenti, il tocco a seguire è troppo lungo, c'è anche Vergani. Gilardi, Landstrom scambiano le due, invece Merlo si posiziona sulla corsia di sinistra, cambia lato Simonetti, Landstrom non riesce il controllo di Landstrom, forse ingannata da una zolla, allora Prosesto in possesso, Abati attaccata da Pandini, Abati tiene il pallone, torna indietro da Selmi, palla un po' corta, arriva Selmi, sbaglia il rinvio, trova però Dell'Acqua, attaccata da Pandini, Dell'Acqua resiste e tiene la sfera, la palla dentro su Mariani, allontana l'Inter, raccoglie Ajara, si alza Martina Brustia, chiama in causa Cargiuni, Sousa, gioca bene l'Inter in uscita, ancora Katrin Sousa, la palla dentro per Ajara in gioia, un po' lunga, buona l'idea, un po' meno l'esecuzione. Palla quindi che si spegne in out. È una bella realtà questa della Prosesto, giusto sottolineare, nata da pochissimo. Come dicevamo in apertura, ha vinto il campionato di eccellenza. Ha poi vinto il campionato di Serie C l'anno scorso. Quest'anno si affaccia alla Serie B. Che è in continua crescita, così come è in continua crescita anche la Serie A. Ricordiamo che questa sarà l'ultima stagione con questo format per la Serie A femminile 2021-2022. La prossima, la 2022-2023, vedrà l'avvento del professionismo. Cambierà il format. Ora sono 12 squadre, diventeranno 10. Infatti, in questa stagione ci sono 3 retrocessioni. Il livello si è clamorosamente alzato. Il campionato è di livello, è competitivo. E quindi le 3 retrocessioni ovviamente hanno portato le squadre a rinforzarsi tutte in maniera esponenziale. Ed è anche giusto che sia così, giusto che prosegua la crescita di questa realtà, di questo movimento che merita tutto quello di buono che sta portando a casa e che porterà a casa nelle prossime stagioni, nei prossimi anni.
L'Inter è molto attenta, ovviamente, e molto sensibile a queste tematiche. E lo dimostra anche l'ingaggio di un tecnico come Rita Guarino, che è tra i primi in Europa, probabilmente. Sta una grandissima ex calciatrice. Ha vinto tantissimo con la Juventus da coach. E ora ha sposato in pieno quello che è un progetto importante come quello della società nerazzurra. E i frutti si vedono già. Ovvio che l'asticella si alzerà sempre di più. Torniamo in cronaca con Landstrom, che torna indietro da Vergani. Gilardi, l'Inter continua ad agire sul corsia di sinistra. Allora Vergani, Gilardi. Non accenna il pressing, la processo. Sousa. Si può vedere Carjuni. Sousa torna indietro da Dastrid. Interessante anche in questo caso vedere Pandini in mezzo e Simonetti più defilata. Tanti movimenti provati, ipotizziamo, in vista dei prossimi impegni di campionato, dove l'Inter, abbiamo detto prima, affronterà sì il Milan il 5 di dicembre, ma il match successivo vede l'Inter affrontare in casa il Sassuolo, altra realtà grandissima di questa Serie A. Allora servirà un Inter sul pezzo, come tra l'altro abbiamo visto nelle ultime uscite, come abbiamo visto contro la Roma, contro la stessa Juventus. Landstrom, Simonetti, ancora Landstrom, la mette giù, scambia con Flaminia, la palla dentro intelligente per Ajara, c'è poco spazio, però Ajara si ferma, prova a far tutto da sola, palla su Landstrom, attacca però e ringhia. Possenti che ferma Landstrom. Landstrom commette fallo ora. Punizione per Tugnoli quando ci avviciniamo agli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Una buona Inter con la Prosesto che ci prova con orgoglio. L'Inter trova il gol subito con Brustia e poi il tap-in da fuori di Carjuni, deviata da Confalonieri. Porta il 2-0. La palla di Landstrom su Ajara che la mette giù. Ne ha due. C'è Tugnoli che prova a far valere il fisico. Ajara spinge. E allora l'arbitro fischia. L'arbitro Pietro Campazzo di Genova. Dall'acqua il tocco lungo linea ancora una volta per Marasco. Gioca tantissimo col portiere la Prosesto. Segno questo che nonostante tutto anche nella serie cadetta si prova giustamente a giocare palla a terra, palla dietro e a costruire dal basso. Mariani non riesce a tenere la sfera, lotta qui con Vergani, vince però il contrasto Bianca. Simonetti, Sousa, si torna indietro, Gilardi, Landstrom, rimasta larga Bianca Vergani, il tocco però è dentro, sbagliato per Pandini, c'è Marasco, non ha spazio Marasco, deve tornare indietro da Tugnoli, la palla su Confalonieri, si allarga a Grumelli, attacca Lisapoli, la palla è proprio per Grumelli, attaccata da Brustia, palla lunga, intercettata da Carjuni. Numero di Gutià Carjoni che prende velocità, Gutià si allunga troppo il pallone. C'è Dell'Acqua che prova il tocco laterale, arriva Brustia come un treno, tiene il pallone Scuratti. Il tocco dentro per Marasco, va tutto bene Marasco, arriva ancora Martina Brustia, un altro contrasto di Martina, vince però il contrasto Abati. Ora Scuratti, Polli, Caparbia, Elisa Polli. Recupera un ottimo pallone, si alza Elisa, si
fa vedere a Jara, il tocco è dentro per lei, è preciso il tocco, ma non riesce il controllo da parte del numero 33 interista. Può ripartire dal basso la Pro Sesto, palla larga su Sofia Dell'Acqua, che si impegna per tenerla in campo, la tiene, non attacca Pandini. Simonetti prova ad accennare il pressing. Cargioni, Polli, il tocco per Simonetti, blocca tutto Tugnoli. Grumelli, la palla lunga a cercare Scuratti, c'è Beatrice Merlo che fa buonissima guardia e si accontenta della rimessa laterale. Ma tutta subito, lungo linea a cercare Simonetti, palla dietro su Cargioni, palla alzata per trovare Brustia, il tocco dentro intelligente per Simonetti, il cross in mezzo di Simonetti altissimo, palla distante dalla zona di Pandini. L'Inter attacca e si muove tantissimo sia dalla corsia di sinistra che quella di destra, si muovono molto le calciatrici in mezzo. Cargioni e Simonetti fanno parte del centrocampo, possiamo dire tranquillamente titolare della stagione, anche se l'Inter ha dimostrato di non avere un 11 tipo. Non abbiamo mai visto la stessa formazione con i medesimi elementi nelle prime 9 giornate di campionato, quindi Occerita Guarino sfrutta al massimo la profondità di un organico che è di assoluto livello, questo è giusto sottolineare. Sono arrivate tante nuove ragazze, tantissime dal profilo internazionale, che hanno fatto esperienza. Citiamo una su tutti, Tatiana Bonetti, che ha scritto pagine importantissime della storia del calcio italiano e che continua a farlo. Lei comunque classe 91, nel pieno della propria carriera, appena arrivata ha raccontato di come voler essere un punto di riferimento per le proprie compagne, soprattutto per le compagne più giovani, e lo sta dimostrando con gli atteggiamenti, con quello che fa vedere in campo. All'inizio ha fatto fatica, ha dovuto anche sedersi qualche volta in panchina, ma ogni volta che è stata chiamata in causa ha messo in scena prove di livello, già 4 le reti come dicevamo prima. Capocannoniere per l'Inter, segue Marinelli 4-3 insieme ad Aljara. Il tocco dentro, attenzione, di Confalonieri, palla che però non trova nessuno, trova Astrid Gilardi, quando scocca ora il 45esimo, puntualissimo il signor Pietro Campazzo di Genova, e finisce il primo tempo di Pro Sesto Inter per la seconda giornata della Coppa Italia femminile 2021-2022. L'Inter in vantaggio di 2 gol, apre Martina Brustia al quarto, raddoppia Butia Cargioni al 16esimo, poi spazio sempre per la manovra dell'Inter, al 20esimo Pandini gioca vicino ma non trova il 3-0, quindi in generale sicuramente un'ottima Inter in questo primo tempo. Qualche minuto di pausa, poi ritorniamo per il secondo tempo di Pro Sesto Inter. Non ce la faceva più. Ma ancora delle ragazze.
Guarda lì, una che va e una che corre, brava. Oh, adesso sì, brava. Vai, sì, mille all'ora, sì, fai lo slalom, slalom, vai, sì. Sì, sì, vai. Qua, qua, piega, ciao. Qua, bene, oh, vai. Qua, secondo corso. Vai, sì. Mille all'ora, ehi, devi spingere mille all'ora, ehi, vai, sì. Girati, vieni. Cambio, tira forte, vai. Salto, vai. Vieni, vai. Sì, mille all'ora, Gucci, mille all'ora con la palla, vai, ok, vai, forte, cambio, girata, vai, forte, sì.
10, 1, 2, 3, 4, via! Fino qua, ragazze, dai, dai, attiviamoci bene. 10 minuti, poi vi lascio ai mister, 10-12 minuti più. Vai, iniziamo con la gamba vicino all'ostacolo, vai! Oh, l'ostacolo, ci siamo a posto di ostacolo. Questi? Ostacolo, e poi fino a schi. Ostacolo. Per gli ostacoli, io, dai. Marta, ok, poi cambiate. E poi diamo la pace, sei libero, Leone? Diamo la pace. Chi lavora negli ostacoli va sulla palla, l'altra no, abbiamo detto, eh. Ok, una sì, una no. Dai, deve bisognare che in mezzo. Vai, 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 vai. Anche laterale di over, eh. Dietro skip basso, andiamo adesso una palla là, dai, e poi lanciamo, arriviamo al collo a 1000 all'ora, dai, su, skip medio e gamba tesa alternata, dai, su, rapido, dai, andare forte, doppio impulso, poi la prima c'è la palla, dai, doppio impulso, facile, dai, la prima c'è la palla, poi torna in costanese che servite qua, Bea, tornate che servite qui, forte, oh, alla sinistra, dentro voi, devi finire alla sinistra, ragazzi, però quando se scarico di qui entro da qua, e poi finisco un po', dai, un'altra parte, via, fino all'ora, dai, brava, rizzati, fate viaggiare queste gambe, non passoni, passi più corti, qua, uno, due, e vado, dai, passi corti, uno, due, e vado, frequenza, quickly, dai, ultimo Flavio che abbiamo sull'entrata, questa partita, quasi c'è dietro, niente, vai, a tornare Kate e Martina, se tornate là in mezzo che ce la vogliamo è un casino, viva, sì. Dai, guarda qua, dare una mano, vai forte, Ania, cosa aspettiamo, Ania, su, come on, vai, yeah, andiamo su, dai, due, vai incontro, dai, nuovamente collegati dal centro sportivo Crippa di Cinisello Balsamo per quello che sarà il secondo tempo di Prosesto Inter. Vediamo l'Inter pronta ad entrare in campo. Ricordiamo, oggi giorno storico, giorno importante per Inter Women, con l'esordio da parte del partner di maglia Mastercard, che accompagnerà queste ragazze nelle competizioni che sono campionato e Coppa Italia. Dovrebbero essere le medesime 11 che abbiamo visto nel primo tempo affrontare anche la ripresa. Vediamo in lontananza Tatiana Bonetti insieme allo staff medico dell'Inter avvicinarsi
in panchina. Abbiamo visto entrare Katrin Sosa, vediamo Elisa Polli, Gutia Cargioni. A Jaren Gioia, così come dovrebbe essere sempre il medesimo 11, anche quello della Pro Sesto. Andremo a vedere anche come si schiererà l'Inter, che ha avuto un sistema di gioco molto elastico nel primo tempo, tanti scambi, tanti cambiamenti in fascia tra Beatrice Merlo e Martina Bruzia, ma anche Marta Pandini, che si è abbassata molto, si è presa anche il centro del campo molte volte, così come si sono invertite in diverse situazioni di gioco Gutia Cargioni e Flaminia Simonetti. Più in generale, un'ottima Inter in questo esordio in Coppa Italia. Vediamo però il team manager Federico Simonato pronto ad alzare la propria lavagnetta, e vediamo anche alzarsi la lavagnetta con l'ingresso da parte di Alice Regazzoli, che prende il posto di Flaminia Simonetti, quindi un cambio per l'Inter. Sempre bellissimo rivedere e vedere Regazzoli in campo, lei che ha patito purtroppo brutti infortuni. Ora è pienamente recuperata ed è un'arma in più per l'organico di Rete Guarino. Cambia anche per la Pro Sesto, vediamo il team manager avvicinarsi al guardalinee. Esce Tugnoli, esce Martina Tugnoli ed entra con numero 4 Anna Melodia. Non dovrebbe cambiare nulla per ciò che riguarda lo scacchiere tattico da parte di Andrea Ruggeri. Un altro cambio, esce col numero 10 Marasco, e abbiamo visto entrare col numero 22 Edera Predazzini. Esauriti quindi i cambi per questa finestra, uno per l'Inter, due per la Pro Sesto. Intanto si riparte il secondo tempo di Pro Sesto Inter Women. Possesso palla Inter con Vergani. Si torna da Katrin Sosa. Scambiano le due, si guarda il posizionamento delle compagne. Ha un po' di spazio Vergani. Chiama in causa Landstrom, aspetta Landstrom l'arrivo e il pressing delle avversarie per provare ad aggirarle. Sousa, la palla lunga a cercare Ajara, arriva l'anticipo però di Confalonieri. Ancora Sousa, il tocco su Cargioni, Merlo. La palla scambiata proprio con la francese. Ancora Beatrice Merlo, si alza il pallone, lo rimette giù. Merlo prova a prendersi il centro, attenzione a non perdere palla qui. Carabetta. La palla dentro per Mariani, il velo ancora per Possenti, recupera l'Inter, Cargioni, si riparte. Palla al piede, Gutia Cargioni, il tocco centrale, vince un contrasto, la palla su Ajara, c'è l'anticipo di Confalonieri, Inter che può alzare il baricentro. Si sono viste cose interessanti sino qui per la manovra dell'Inter. Tanto movimento, sicuramente può essere soddisfatta coach Rita Guarino. Il momento è più che positivo per le nerazzurre. Merlo dentro per Cargioni, il tocco dentro, la palla allontanata come può dalla Pro Sesto con Confalonieri, prova ad aggiustare il tiro Possenti, il rinvio lungo, c'è l'ostruzione di Martina Bruzia, palla in falla laterale. Se ne incarica Giulia Grumelli, che va a rilancio lungogna, colpo di testa di Beatrice Merlo, ancora Grumelli, la palla gestita a centrocampo, recupera Bruzia, Merlo, il tocco dentro per Polli, di prima bellissimo per Ajara Ingioia, che si prende fondo, rientra sul sinistro, ancora Ajara, palla sul destro, la palla dietro, non c'è nessuno,
c'è Possenti che fa ripartire l'azione, ma c'è l'anticipo di Merlo. Regazzoli, primo pallone toccato per Alice. Vergani, Landstrom, ancora pallone su Vergani che salta in linea di passaggio, va direttamente da Beatrice Merlo. Tiene pallone Beatrice, si stacca Carjuni, tocco è proprio per Gutià, ancora Merlo. Spazi intasati, allora si torna indietro da Katlen Sosa. Vergani, Landstrom, si fa vedere Alice Regazzoli. Landstrom va lungolinea, palla imprecisa, era per Marta Pandini. Il tocco finisce in out, allora Sofia Dell'Acqua. Si fa vedere Beatrice Batti, Sofia Dell'Acqua aspetta. E va ancora una volta lunga il colpo di testa di Landstrom. Possenti, Abati, palla larga su Scuratti. A cercare Mariani, è preciso il pallone sulle sue tracce. Vergani in scivolata, resiste però Mariani, il tocco dentro, risolve Carjuni. Vergani perfeziona. Pandini, salta Scuratti, il tocco d'esterno per Ajara, buona idea. C'è Dell'Acqua che ferma tutto. L'Inter sempre molto pericolosa quando a campo aperto. Elementi molto tecnici là davanti, sia Ajara sia la stessa Elisa Polli, che gioca spesso di prima, così come Pandini, ma tanta qualità per l'Inter. Gutia Carjuni, Alice Regazzoli, insomma molto bene sotto questo aspetto. Ajara, il tocco dentro per Brustia, si gira Martina, alza Beatrice Merlo, c'è spazio in corsia esterna. Merlo attende il posizionamento delle compagne, si torna indietro da Brustia, non c'è spazio. Merlo si è fatta vedere Carjuni, non la premia Merlo, si torna allora da Brustia. Il tocco dentro per Carjuni è un po' lungo, ci arriva Gutià. Brustia, Merlo può andare al cross dentro, attacca la profondità Ajara, non riesce il controllo, c'è però Pandini, sbaglia il tocco, recupera Scuratti, va al lancio lungo Scuratti per Mariani, c'è Vergani che costretta al fallo, aveva preso il tempo Mariani su Vergani. Allora anche la prima ammonizione del match per Bianca Vergani. Palla persa malamente in zona attacco per l'Inter con il tocco impreciso di Pandini, ha permesso a Scuratti di trovare Elena Mariani nello spazio. Profilo interessante, classe 96, nel numero 9 della Pro Sesto, ha trovato qui la profondità, ha messo in difficoltà Bianca Vergani. Sul pallone Grumelli, che andrà presumibilmente col sinistro, due in barriera per Gilardi, Regazzoli e Carjuni. Tutto pronto, l'arbitro raccomanda di guardare il pallone, braccia larghe e guardare il pallone. Parte Grumelli col sinistro, il tocco è dentro, palla che attraversa tutto lo specchio della porta e si spegne fuori. L'ultimo tocco, lo rivediamo, palla velenosa, l'ultimo tocco probabilmente di Elisa Polli ed è provvidenziale perché sbroglia una situazione difficile. E allora primo calcio d'angolo anche per la Pro Sesto. Inter come di consueto marca zona a presidio dell'area di rigore di Gilardi. Parte il cross in mezzo, il colpo di testa allontanare da parte di Regazzoli. Carjuni, il pallone preciso per Ajara, prova a mettere il turbo Ajara, c'è l'opposizione di Melodia. Allora palla in out con Landstrom, pronta la battuta, si fa vedere subito Regazzoli, lo scarico dietro su Vergani. Sousa,
prezioso, preziosissimo, non prezioso, preziosissimo rientro di Kathleen Sosa in questa formazione. Aveva subito un infortunio importante in nazionale, non giocava da dei mesi primaverili, è tornata qualche minuto con la Roma, poi in pianta stabile è tornata a prendere possesso del centro della difesa. Lotta qui Beatrice Merlo su Rumelli, tocco tentato per guadagnare il calcio d'angolo, non riesce. Allora si riprende con una rimessa dal fondo da parte di Cristina Selmi. Ajar è pronta al pressing, ma Selmi va per via laterale su Grumelli. L'attacco di Brustia, palla per un secondo conquistata, esce in fallo laterale ed è in favore della Prosesto. Prova classica, generosa da parte di Martina Brustia, anche un gol, lei che aveva trovato un gol pesante contro la Fiorentina, un Inter che si era portata sul 2-0 a Firenze, tra l'altro palcoscenico delle grandissime occasioni, il Franchi di Firenze. Inter in vantaggio di due reti con Bonetti e Sonsevold. Ha trovato poi il recupero da parte della Fiorentina, la Fiorentina che era anche con un elemento in meno, e poi la rete oltre il 90° di Martina Bruzzi ha portato tre punti pesanti che servivano assolutamente all'ambiente dopo la sconfitta immeritata contro la Juventus. Ultima giornata invece, vittoria comoda per l'Inter, 5-0 sull'Hellas Verona. Tra l'altro tutti bei gol segnati contro l'Hellas. Meraviglioso il primo, quello di Anja Sonstevold, da oltre 30 metri. Ha recuperato un po' nevagante dopo un calcio d'angolo. Sta filata di destro sotto la traversa. Lei ce li ha questi colpi e in carriera ha giocato praticamente in tutti i ruoli di movimento, a parte appunto il ruolo di portiere, li ha giocati tutti. Mi fa capire che è un elemento di valore assoluto, qualità e quantità, può giocare tranquillamente in ogni posizione. Coach Rita Guarinoi ha disegnato intorno la posizione di corsia esterna. Una volta rientrata appunto Kathleen Sosa, nelle prime uscite stagionali abbiamo visto agire Anja Sonstevold, la centrale difensiva, insieme a Lisa Alborghetti. Col rientro di Kathleen Sosa si è potuto spostare appunto Anja nella corsia di destra. Il pacchetto difensivo titolare è formato da Anja Sonstevold, Kathleen Sosa, capitano Alborghetti e Elin Landstrom. Ma forse è troppo riduttivo parlare di difesa titolare, anche perché quando chiamata in causa Beatrice Merlo ha messo in scena prove di assoluto rilievo. Ricordiamo il match contro la Roma, partita pazzesca da parte di tutte le ragazze, ma soprattutto da parte di Beatrice Merlo. E questo è anche un po' il merito di Rita Guarino, che riesce a tenere tutto l'organico assolutamente sull'attenti. La stagione è lunga, ci sarà bisogno di tutte le ragazze e sino qui i presupposti sono più che rosi. Ajara, il tocco dentro per Martina Brustia, vince il contrasto Martina, è da sola Martina Brustia e trova il secondo gol di questa partita, doppietta personale per Martina Brustia, 3-0 quando siamo al 56esimo. Rivediamo, intelligente il tocco e l'opera di Ajara, palla un po' lunga, vince un contrasto però Brustia sul confaloniere, poi di destro non può far davvero nulla Selmi. Inter che quindi trova il 3-0, doppietta per Martina Brustia, ormai ci ha preso gusto. Prova comunque la Prosesto con orgoglio
la palla lunga da parte di Carabetta, anticipo per un momento di Landstrom, ancora Mariani, Landstrom scaraventa via pallone, lo raccoglie Elisa Polli, prezioso il suo lavoro, Elisa Polli subisce anche fallo, gran lavoro qui di Elisa Polli, ha tenuto palla, ha coperto di fisico il pallone, si è fatta fare fallo, sarà preziosissima Elisa in campionato. Sta piano piano trovando la migliore condizione dopo, abbiamo ricordato, un infortunio pesante al piede, ora è assolutamente alle spalle e lo sta dimostrando. Merlo sul tocco di Sousa, ancora Merlo, chiama in causa Cargini che si gira bene, Guti ha la palla dentro per Ajara, gioca bene l'Inter, Brustia si può prendere il fondo, Martina Brustia, il tocco dentro è per Pandini che è tutta sola, ha provato a metterla in mezzo per Polli e poi Polli che trova comunque il gol grazie all'assist di Elin Landstrom. 4-0 Inter, azione avvolgente da parte dell'Inter. Rivediamo il cross in mezzo di Martina Brustia per Pandini, Pandini ha provato a metterla per Elisa Polli, non riesce il tappin vincente, poi arriva però Merlo, anzi è Landstrom che perfeziona proprio per Polli, Elisa Polli che trova quindi il gol del 4-0 e il suo primo gol in maglia nerazzurra. Intanto vediamo prepararsi Gloria Marinelli. E sarà Gutia Cargiuni ad uscire. Buonissima la prova di Cargiuni. Cambia qualcosina quindi l'Inter. Con Pandini che presumibilmente tornerà a centrocampo. Esce anche Ajara. Ed entra col numero 6 Irene Santi. Anzi. Sì, il cambio si completa, esce Ajara ed entra Irene Santi, quindi cambia il centrocampo dell'Inter. In mezzo ci sono Santi e Regazzoli davanti a far coppia con Polli, Gloria Marinelli. Cambia anche per la Pro Sesto, esce Carabetta e entra col numero 13 c'è un cambio ovviamente, qualche differenza rispetto a quanto abbiamo visto scritto. Tutto pronto, allora è uscita Carabetta, abbiamo detto, col numero 17, è entrata col numero 6 Sara Nascami. Cambia poco per l'Inter perché Marinelli andrà ad agire dove c'era Ajara e Santi al posto di Cargiuni farà coppia centrale a centrocampo con Alice Regazzoli, giusto anche dare spazio a un po' di turnover se vogliamo per l'Inter, anche se comunque la prossima sarà una settimana di sosta per via di impegni della nazionale e delle varie rappresentative nazionali. Esce elegante Vergani, la palla su Pandini, recupera la Pro Sesto, ringhia però Martina Brustia con un tocco falloso, forse no, l'arbitro dice di no su Grumelli, qui un giallo, il primo giallo della partita per quanto riguarda la Pro Sesto, potrebbe essere proprio per Nascami. No. 4-0 per l'Inter quando siamo al 63esimo, comunque partita vera, l'Inter ci prova e continua a provarci,
ci prova giustamente anche la Pro Sesto. La differenza di categoria si è fatta via via sentire. Inter che è entrata con grande rispetto dell'avversario e ha messo in scena una prova convincente sino a qui, così come ci ha provato la Pro Sesto, questo è giusto sottolinearlo. Santi, la palla lunga per Pandini, si distende l'Inter sulla corsia di sinistra. Pandini uno contro uno con Nascami, il cross in mezzo di Pandini, allontana Melodia e riparte la Pro Sesto con questo lancio lungo a cercare Possenti. L'anticipo da parte di Brustia. Merlo, la palla ancora su Brustia, si ferma Martina, tocco per Merlo, si torna indietro su Catalen Sosa. Vergani, si fa vedere Irene Santi, Vergani preferisce tornare indietro, allora ancora Catalen Sosa, palla centrale per Brustia, il tocco per Marinelli, non arriva per l'anticipo di Melodia, allora riparte la Pro Sesto, qui il tocco su Mariani, copre benissimo come sempre Catalen Sosa e fa ripartire subito l'azione. Brustia, Santi, Merlo, Inter ora prova saggiamente a gestire, risultato ormai ampiamente in cassaforte. E si può quindi provare qualcosina di diverso. Inter che tiene il possesso con Gilardi, la palla per Vergani. Si continua a giocare dietro, Sosa. Lancio lungo di Catalen Sosa a cercare Landstrom, non riesce il controllo, ma arriva come un treno Marta Pandini che recupera la palla. Poi il corridoio tentato per Marinelli, non arriva però il tocco, allora ancora Inter. Santi, l'anticipo, il contrasto vinto dal centrocampo della Pro Sesto. Possenti, torna però sul pallone Irene Santi, fa ripartire l'azione nello spazio per Gloria Marinelli, inseguita da Sofia Dell'Acqua, allora ancora Gloria, entra dentro l'area, Gloria! E sono 5, classica azione di Gloria Marinelli, lanciata nello spazio, sono i suoi gol questi. E l'Inter trova il 5-0, palla bellissima di Irene Santi, parte con i tempi giusti Gloria Marinelli. Entra dentro l'area poi di destro, nell'angolino alla destra di Selmi, trova il 5-0. Ci prova ancora comunque la Pro Sesto, giustamente con questo pallone l'Inter ringhia e fa tesoro di tutte le occasioni che ha. Attenzione a Possenti, il tocco dentro per Mariani che ha un po' di spazio, partita però in offside, si alza bene la linea difensiva dell'Inter. Cinque gol col Verona, 5 gol per ora anche con la Pro Sesto. Sicuramente in vena l'attacco interista, non solo l'attacco perché come dicevamo si è andato in gol con tanti elementi. Ed è anche occasione questa per dare minutaggio a chi ne ha avuto meno. Brustia in zona centrale, provato il contrasto, recupera la Pro Sesto, scaraventa via il pallone Melodia, provato ad allargare Possenti, c'è Santi che va a lancio lungo a cercare Marinelli dalla parte opposta, Gloria ha provato a portarsela avanti di tacco, c'è l'anticipo di Nascami, ma lotta ancora
Marinelli guadagna rimessa laterale, battuta subito per Pandini, c'è l'anticipo di Abati. Landstrom, Pandini, ancora Ivan Landstrom, ancora il tocco per Pandini, è impreciso. Possenti, attacca Elisa Polli, il tocco tentato per Pandini, si alza Grumelli, il lancio lungo ancora una volta a cercare Capitan Mariani, c'è Vergani, attentissima Bianca su questo tocco, un po' come tutta la partita, buona la prova di Bianca Vergani, è importante avere sostituti di valore alla coppia centrale titolare e fino ad ora prova ottima da parte di Bianca, come in questo caso recupera un pallone sanguinoso, si alza la pro e allora calcio d'angolo per l'Inter, anzi ai danni dell'Inter, si alza la pro sesto, Inter che come sempre marca zona a difesa di Astrid Gilardi, tanta densità dentro l'area piccola, parte il cross in mezzo, attenzione, prova a allontanare Beatrice Mello, parla che rimane lì, la recupera Abati, attacca Brussia, grande lavoro di Martina Brussia che recupera il pallone, fa ripartire l'azione, Landstrom sulla corsia di destra, di sinistro il tocco impreciso però su Merlo, Grumelli, la palla dentro per Mariani, palla tentata centrale ma c'è Vergani, Santi pone largo su Regazzoli, impreciso, un po' di confusione in questa fase del match sia da una parte sia dall'altra, intanto altri cambi, andremo a vedere chi prenderà parte della partita, vediamo scaldarsi Macrena Portales, gioco fermo per altri cambi, andiamo nel dettaglio a vedere chi uscirà per la pro sesto, esce Possenti ed esce anche Confalonieri. Entrano col numero 29 Coda e col numero 3 Barletta. Giusto provare anche per mister Ruggeri qualche soluzione diversa in vista dei prossimi impegni della squadra. Pro sesto ospiterà il Cittadella Women, l'Inter invece abbiamo già detto big match contro il Milan, lancio lungo di Selmi, il tocco che trova Mariani, c'è recupero dell'Inter con la palla tentata per Regazzoli, non si intende con Santi, ma Santi che va a recupero ancora a tentare di prendere il pallone per Marinelli, alza il campanile Sousa, ancora Sousa si gira, prova a mettere un po' d'ordine, lo fa su Santi, il tocco è un po' lungo ma ci arriva Irene e trova Merlo, giro palla dell'Inter, diamo anche uno sguardo a quelle che sono anche le altre situazioni per i gironi di Coppa Italia, l'Inter è inserita nel gruppo D, intanto cambi per l'Inter,
E arriva un esordio per ciò che riguarda Carlotta Cartelli, che entra in campo al posto di Astrid Girardi. Esordio in maglia Inter per Carlotta Cartelli. E vediamo che è tempo anche per Macarena Portales, che prende il posto di Marta Pandini. E questo è un graditissimo rientro per Macarena Portales, lei che ha saltato gli ultimi impegni per una contusione subita in allenamento. Ritorna a calcare il palcoscenico dell'Inter. Qui un pasticcio da parte di Selmi. L'arbitro ferma tutto per sincerarsi delle condizioni del portiere. Dicevamo, sicuramente importante il rientro di Portales, perché dà varietà alle scelte di coach Rita Guarino là davanti. Ha avuto un ottimo impatto Macarena col calcio italiano, una perla che ricordiamo tutti è l'assist, o meglio l'azione che ha portato poi il gol di Marinelli contro il Napoli. Si è fatta tutta la fascia, ha saltato due avversari e poi ha confezionato un pallone con scritto solo spingimi per Marinelli. Si è presentata così Macarena, lei che può fare sicuramente tantissimo per la causa. Ma continuiamo ad andare in cronaca con Sousa, la palla a lungo linea a cercare di trovare Beatrice Merlo. Beatrice si prende il fondo, il cross in mezzo, impreciso, palla che esce. L'Inter ci prova, abbiamo ascoltato da distante le indicazioni da parte di coach Rita Guarino, che giustamente vuole che si continui a giocare come se fosse 0-0. L'invio sbagliato, proprio Macarena che recupera la palla ancora a Portales, si prende il fondo, il tocco dietro di Melodia per Selmi. Non ha ravvisato l'intenzionalità da parte della numero 4 della Pro Sesto l'arbitro, allora si riprende. La palla è proprio di Melodia per le vie centrali con dell'acqua, ancora l'Inter che però non lascia neanche una briciola a questa Pro Sesto. E allora Portales prova a prendere velocità, Portales, forse un fallo su Macarena, sì. E allora gioco fermo, ripresa dell'Inter da metà campo. Cammino sin qui brillante per l'Inter in questa stagione, con l'esordio il 28 agosto contro il Napoli, un bel 3-0 con le reti di Simonetti su rigore, Marinelli e Pandini. Ed è qui proprio che Portales ha fatto quel grande assist, quella bellissima azione in favore di Marinelli. Poi la vittoria di misura contro la Lazio, un'altra goleada nella terza giornata sul campo dell'Empoli, 4-1 con Pandini, Cargioni, Marinelli e Bonetti. Poi dicevamo questo momento difficile attraversato ad ottobre, inizio ottobre, tra il 3 e il 9 di ottobre, il 2-0 subito dall'Inter sul campo del Pomigliano, in un Inter che ha messo in scena una prova opaca ma con tante attenuanti di quel periodo. Alcune ragazze positive al Covid, alcune ragazze infortunate, ovviamente hanno condizionato quelli che sono stati gli allenamenti, le sedute di allenamento al centro di formazione Suning. A seguire poi il 3-0 pesante, pesantissimo, subito dalla squadra contro la Sampdoria. Serviva una scossa che è arrivata una settimana dopo contro la Roma. Il cross in mezzo qui di Alice Regazzoli, palla che rimane lì, raccolta da Kathleen Sousa, finta di Sousa per Portales, ancora la brasiliana, detta il passaggio Portales, Sousa va in mezzo, prova ad arrivarci Elisa Polli, il tiro al volo! E questa è una perla da parte di
Irene Santi. Gol bellissimo. Rivediamo. Palla che rimane lì, allontana come palla difesa della Prosesta e poi al volo si coordina benissimo Irene Santi e Cristina Selmi non può nulla. Sesto gol dell'Inter quando siamo al 77esimo. Euro gol di Irene Santi. Ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di questo match. Match che ha poco da dire. L'Inter trova anche il sesto gol. Ora d'orgoglio ci prova la Prosesto con Scuratti, attentissima Sosa. Scuratti però vince il contrasto, prova a metterla in mezzo. Attenta però la difesa nerazzurra. Grumelli per vie centrali. La palla dentro, tentata da parte di Pedrazzani. Si spegne tra i piedi di Cartelli. Allora Landstrom si torna indietro per Carota Cartelli, lei che è interistissima, presente a Madrid, il giorno in cui l'Inter ha vinto la Champions. Fa capire l'orgoglio e la felicità del vestire questi colori e oggi trova anche il meritato esordio. Qui Caparbia, Elisa Polli che ne è ancora, si ferma, chiama in causa Merlo, si torna indietro da Sousa. Santi, Merlo, la palla lungo linea a cercare Brustia, gestisce il pallone dell'Inter con Sousa, la palla per Merlo, il tocco di Grumelli, l'ultimo è il suo. Allora Inter che guadagna questa rimessa laterale. Risultato rotondo che descrive in pieno quanto abbiamo visto sino a qui. Il divario è importante, questo non si può non sottolineare, però siamo certi che la Prosesto, le ragazze della Prosesto siano comunque contenti di potersi misurare con una squadra come l'Inter. Quindi diventano 11 le reti nel giro di una settimana dopo le 5 contro l'Hellas Verona. Ovviamente l'avversario di caratura diverso, quindi da prendere con dovuto rispetto questo risultato. È stata però occasione per rivedere in campo e dare minuti importanti a calciatrici di cui l'Inter avrà bisogno da qui alla fine della stagione, anche perché il campionato dimostra di essere una lotta là davanti. La Juventus continua a vincere, ma dietro sono tutti lì pochi punti di distacco. L'Inter paga il periodo buio contro Pomigliano e Sampdoria, ma è ancora lì. Numero di Alice Regazzoli che entra dentro l'area, scarica dietro ancora su Irene Santi. C'è l'opposizione da parte di Anna Melodia, con poi Regazzoli pescata in offside. Meno di 9 minuti al 90esimo, quando ormai la partita ha poco da dire. Inter in vantaggio 6-0 sul campo della Prosesto. Ricordiamo quelli che sono i gol, con Brustia al quarto, Cargioni al 16esimo, poi ancora Brustia al 56esimo. Il primo gol in maglia Inter di Elisa Polli 2 minuti più tardi. Solita azione di Gloria Marinelli al 65esimo, poi chiude il quadro. Per ora un euro gol di Irene Santi.
Ci prova la Pro Sesto con questo tocco dentro, prova a sistemare Beatrice Merlo, palla raccolta ancora una volta da Pedrazzari. Inter non rischia, comunque ha rischiato nulla in questo match. Portales, la palla precisa per Gloria Marinelli, si gira numero di Gloria Marinelli, tiene anche il pallone, cambia gioco in favore di Brustia, c'è l'anticipo da parte di Barletta. Allora palla in possesso Pro Sesto, si alza e ha voglia ovviamente Marinelli. Livello che si è alzato tantissimo per le nerazzurre. Forse la svolta può essere stata dopo la vittoria con la Roma, o meglio, già la vittoria con la Roma ha dato modo di vedere che l'Inter sta lavorando sui binari giusti per diventare una realtà consolidata di questo campionato. La sconfitta immeritata, e forse riduttivo dire immeritata, contro la Juventus ha dato la giusta consapevolezza a queste ragazze. Il gol di Staskova è una condanna troppo pesante per un Inter che aveva fatto vedere cose egregie contro la prima della classe, la squadra che ammazza il campionato da diverse stagioni. Il gap si è ridotto, si è accorciato. L'Inter forse fa leggermente più fatica con le squadre che si chiudono di più. Contro le grandi ha messo in mostra prove pimpanti. E quindi non c'è altro che chiedere grandi match, e il calendario li presenta. Milan e Sassuolo in fila diranno tantissimo per questa stagione. Milan il 5 dicembre, Sassuolo il 12 di dicembre. L'anno sarà chiuso dalla ultima partita in Coppa Italia. L'Inter andrà a San Marino a giocare contro la squadra di casa. Ricordiamo, San Marino a 3 punti, perché ha vinto 1-0 l'esordio proprio contro la Pro Sesto. Quindi partita da vincere assolutamente, anche se come differenza reti l'Inter oggi ha messo abbastanza al sicuro la situazione, nel caso in cui si dovesse arrivare a pari punti con un pareggio a San Marino. L'obiettivo però non può che essere quello di vincere. Si distende la Pro Sesto con coda, il pallone largo per Abati, il cross in mezzo, esce Cartelli, forse una carica su Mariani, l'arbitro dice che è tutto ok e fa proseguire. Il colpo di tacco di Mariani induce l'errore la diretta avversaria. Qui rivediamo, esce in maniera un po' scomposta Carota Cartelli, l'arbitro non ravvede un intervento falloso su Mariani, fa proseguire Landstrom. Allora lancio lungo ancora Inter con Portales, che ha un po' di campo, si ferma Macarena, aspetta l'arrivo dei rinforzi, ancora Portales, la palla dentro per Elisa Polli, c'è l'anticipo provvidenziale da parte di Barletta, riparte Scuratti, Brumelli, l'anticipo di Merlo, Polli ha tentato di metterla giù, non c'è riuscita, l'intervento di Sousa, ancora la difesa della Pro Sesto, ma ancora Inter con Regazzoli, si gira, dice Regazzoli, la carica di coda, l'arbitro è a pochi passi. Intanto si è seduta Rita Guarino, non può che essere soddisfatta di quanto visto in partita. Spunti interessanti, buone trame da parte dell'Inter, che ha sempre cercato di giocare palla a terra come vuole la propria guida tecnica. Ha rischiato pochissimo, e da segnalare anche alcune prove individuali che fanno sicuramente felice il mister.
oltre ai rientri che sono comunque preziosi. Vedere in campo Portales è importante, così come il pieno recupero di Sousa e Polli, che vediamo in anticipo. Qui Sousa non ha sbagliato nulla in questo match. Attacca Polli, il pallone lanciato per Marinelli, che prova a vincere l'uno contro uno con Nascami. Lotta però Nascami, allora costringe in out Marinelli. Vediamo scaldarsi anche Anja Sonstevold, anche se siamo vicini allo scadere di questo match. Ultimi due minuti, poi eventuale recupero. Ma il buon senso ci porta a pensare che al 90esimo il signor Pietro Campazzo fischierà la fine di questa bella partita con l'Inter in vantaggio per 6-0 contro la Pro Sesto. Inter che spinge, che finisce in attacco questo match. Sul calcio d'angolo Regazzoli e Portales. Anche la Pro Sesto marca a zona. Chiama palla Marinelli in mezzo all'area. Va Regazzoli, il cross in mezzo. Il colpo di testa è proprio di René Santi. Palla distante dalla porta di Selmi. Nulla da segnalare quando siamo all'ultimo minuto di gioco. La regia ci ripropone il colpo di testa di René Santi. Peccato, era sola, ha potuto saltare indisturbata. Irene avrebbe potuto trovare il gol del 7-0, la doppietta personale. E invece nulla di che. Palla scaraventata in avanti per la Pro Sesto. Ultime fasi di gioco. L'Inter è stata perfetta, cinica. Non ha sbagliato nulla. Voleva risposte Rita Guarino, voleva continuità, giustamente, a quanto fatto vedere nelle ultime settimane. La risposta è arrivata più che chiara in un 6-0 che ha poco da dire. Intanto scatta ora il 90esimo, si gioca ancora con Regazzoli che va giù. La palla per Barletta, palla in out. Si prosegue a giocare intanto con Barletta. La palla a cercare Mariani. Pedrazzani, Barletta. Il lancio lungo a cercare Mariani. Catren Sousa sulle sue tracce. Si ferma il numero 9 della Pro Sesto. Chiama Abati in causa. Palla che attraversa tutta l'area di rigore. Poi lontana Bianca Vergani. Sfera raccolta da Melodia. Gira dietro su Selmi, attacca Marinelli, ma Selmi va a rinvio lungo, prova ad arpinare il pallone Regazzoli, dà una mano a Vergani. Santi, Merlo, il lancio di Merlo per Marinelli è preciso, attenzione il tocco di Marinelli, vicinissima al gol e alla doppietta personale. Lancio preciso di Beatrice Merlo, esce male Selmi. Marinelli ha poca luce, vede poca porta, ma ci ha provato lo stesso. Palla di poco a lato. Quando siamo ormai nel 91:30 per questa partita, prosegue a giocare l'Inter con Brussia. La palla per Merlo, 1-2, scambia con ancora Martina. Il cross in mezzo, allontana Melodia. Brumelli tocca in fallo laterale. Inter che continua ad attaccare. Non si intende qui Beatrice Merlo con Santi. Quando scade ora il 92esimo e finisce qui la prima partita dell'Inter in Coppa Italia femminile 2021-2022. Finisce con un netto 6-0 in favore dell'Inter sul campo della Pro Sesto. I gol li rivediamo tutti. Questo, il tiro cross di Martina Brussia che apre le danze.
poi il raddoppio di Gutià Cargioni, complice anche la deviazione di Anna Confalonieri per il 2-0. Qui la perla di Ajara che serve un pallone bellissimo per Bruzia che poi trova la doppietta personale. Gol anche per Polli, come vediamo, primo gol in maglia nerazzurra per Elisa Polli su assist di Enil Landstrom. Gloria anche per Gloria Marinelli che trova la rete del 6-0, anzi del 5-0. Poi in volée un gol capolavoro da parte di René Santi, chiude il quadro, un Inter convincente. Bellissimo anche l'abbraccio di gruppo, un Inter che quindi trova una vittoria netta con il suo esordio in questa Coppa Italia. Un abbraccio sicuramente alle ragazze della Prosesto che dovranno affrontare un campionato nuovo per loro, campionato di Serie B in cui hanno 5 punti, sicuramente servono anche queste partite nel processo di crescita. Dall'altra parte un Inter che prosegue in un momento di grazia dopo i 5 gol fatti alla Las Verona, ora le 6 reti contro la Prosesto. Per ciò che riguarda la Coppa Italia femminile, si torna in campo il 19 di dicembre contro il San Marino Academy. Per ciò che riguarda la regular season, ora pausa per il nazionale, poi si rientra il 5 dicembre in campionato per la 10ª giornata delle Serie A femminile 2021-2022. Milan-Inter, lì sarà una parità assolutamente da non perdere per tutti i tifosi nerazzurri. Da Cinisello Balsamo e da Umberto Cabella.